Stando alle ultime statistiche disponibili, ogni anno vengono rubate poco più di 100.000 auto, ovvero più di 300 al giorno, sabati, domeniche e festivi compresi. Il consuntivo, sebbene in calo rispetto agli anni passati, rappresenta ancora una piaga che va contrastata adeguatamente. In queste immagini vi mostriamo alcune delle tecniche più utilizzate. Nella nostra simulazione, il primo ladro arriva e, dopo aver forzato la serratura, entra in macchina, apre il cofano e comincia a forzare il blocchetto di accensione. Contemporaneamente, un complice apre il cofano e impianta una centralina motore scodificata al posto di quella di serie. Il complice in macchina così può dare contatto e il motore si avvia senza che sia più necessario il riconoscimento del chip dell'immobilizer contenuto nella chiave. Ed è in questo modo che la vettura viene portata via. In una berlina alto di gamma, il ladro può aprire la serratura della porta sia forzandola, sia, come nella nostra simulazione, sbloccando la sicura per via elettronica copiando il codice del telecomando. Negli antifurti elettronici più sofisticati, un telecomando supplementare provvede a tenere i contatti con la vettura anche se i ladri accecano le comunicazioni con un jammer e rivela così, istante per istante, le condizioni del veicolo sotto attacco. Dopo essere salito a bordo, individua la presa EOBD e collega a essa un computer in grado di scaricare i dati della centralina e ingannarla, facendogli così credere che a bordo si trovi la chiave del proprietario. Tanto basta affinché ci sia il consenso all'avviamento, che avviene, in questo caso, premendo un semplice pulsante. L'ammiraglia viene così rubata, ma se è dotata di un antifurto elettronico di ultima generazione, ci possono essere sgradite sorprese per il ladro. Il sistema, infatti, cercherà di proteggere la vettura fermando il motore e accendendo i quattro lampeggiatori. Ciò potrebbe non essere sufficiente ad attirare l'attenzione dei passanti. Per questa ragione interviene in un secondo momento un generatore di fumo pirotecnico che disorienta il ladro e lo costringe alla fuga. Per difendersi dai ladri, l'automobilista potrebbe ricorrere ad antifurti meccanici come quelli che cercano di impedire la rotazione del volante e che si installano facilmente. Oltretutto, hanno anche il vantaggio di costare poco. La protezione che però offrono è alquanto relativa. Il ladro, infatti, non perde tempo a scassinarli, ma adoperando un decodificatore di serrature, li neutralizza in 3 secondi. Lo strumento, che vedete, una volta appannaggio dei soli esperti di serrature, purtroppo può essere oggi acquistato anche su internet dall'Oriente. Poco o niente possono, inoltre, gli economici e diffusissimi antifurti che bloccano il pedale della frizione e quello del freno. Come vediamo, il ladro non perde nemmeno tempo a scassinare la serratura. Infatti, dopo aver fatto le operazioni descritte in precedenza per avviare la vettura sostituendo la centralina, sposta a mano il veicolo dal parcheggio qualora necessario. Una volta indirizzato il muso nella direzione giusta, avvia il motore con la marcia inserita e la vettura, a prezzo di qualche sussulto, si mette in marcia. La guida poi viene effettuata cambiando i rapporti senza frizione e frenando con il freno a mano, con il bloccapedali che, come si vede, rimane pacificamente al suo posto. Quindi, a questo punto, che consigli possiamo dare all'automobilista che vuole proteggere adeguatamente la propria vettura? Posso consigliarvi di rivolgervi a dei rivenditori autorizzati dove vi trovate un tecnico qualificato che può consigliarvi sul prodotto adeguato per la vostra autovettura. Un altro consiglio che vi do è di abbinare sempre un buon antifurto meccanico con un buon antifurto elettronico. Più sistemi di protezione installiamo sull'autovettura e più creiamo difficoltà al ladro per portarla via. Automobilisti ai quali in auto rubano di tutto, computer portatili, navigatori satellitari, telefonini, macchine fotografiche, ma senza alcun tipo di scasso, non un vetro rotto, non un graffio sulle serrature. La guida evasiva si basa su 3 fattori. Individuazione della minaccia, comprensione della tecnica di difesa più adatta, reazione immediata.